Salve signore, ben ritrovati sul canale con una nuova lista per il formato GOT. Il mazzo di oggi potremmo semplicemente chiamarlo No, perché è pieno di controtrappole, ovvero quelle bellissime carte che attivate in risposta all'avversario che tutto speranzoso ha attivato il suo effetto, la sua carta, quello che è, e voi semplicemente gli dite no. Carte molto simpatiche le controtrappole quando non ve le usano contro. Comunque, la strategia di base del mazzo fondamentalmente è menare, perché è un beatdown, quindi quello deve fare, e cercare di bloccare il più possibile le mosse dell'avversario con le varie controtrappole del formato. Di che cosa si tratta nello specifico? Andremo ora a scoprirlo. Quindi, vista la strategia del mazzo, nel reparto mostri troviamo praticamente tutti i più grossi mostri del formato, quindi Trefair del Gorilla Berserk, il nostro Monke che con 2000 d'attacco attacca per forza ogni turno e se viene messo in difesa esplode da solo, quindi non mettetelo in difesa. Un paio di Kiko, il distruttore di spettri, per andare anche contro ai mazzi Caos e comunque è un 1800 d'attacco, quindi va benissimo. Un paio di Abile Mago Nero per il semplicissimo motivo che ha 1900 d'attacco e 1700 di difesa, quindi è parecchio forte in quanto punteggi. Riguardo alle monocopie abbiamo Serpente Sinistro, perché abbiamo delle controtrappole che ci impongono di scartare una carta come costo. Se abbiamo serpente è perfetto. C'è anche Signora Guerriera DD che ci rimuove dal gioco un mostro contro cui combatte, quindi possiamo scegliercelo noi, attaccarlo e se non si becca in faccia Sakurezu, appunto, togliamo un mostro dal terreno dell'avversario e comunque c'è anche 1500 d'attacco, quindi ottimo. L'onnipresente e onnipervasivo Breaker il Guerriero Magico, ovviamente per distruggere le magie trappole. Virus infetta tribù, un altro che si vede piuttosto spesso e non c'è di certo da spiegare il perché. Poi abbiamo Cavaliere Lama che ci aiuta a non far attivare gli effetti scoperta dei mostri dell'avversario quando è da solo e in più può diventare un 2000 quando abbiamo poche carte in mano, una o zero. Prete Asura, se c'è capro espiatorio è devastante, ma anche in altre occasioni può essere molto buono, insomma. E infine abbiamo Sasuke Maestro Ninja, principalmente contro Spia Custode di Tombe, che spesso è in agguato in alcuni mazzi, e perciò una volta scoperta possiamo attaccare con Sasuke per distruggerla senza il calcolo dei danni. Ci aiuta anche a liberarci di Spirito Mietitore quelle volte che lo incontriamo, e di suo è un 1800 d'attacco, quindi bello grosso. E dato che giochiamo un po' di mostri luce, un po' di mostri oscurità, c'è anche il glorioso soldato nero. Nel caso si voglia rendere il mazzo più predisposto a evocare il BLS, si può togliere i Gorilla Berserk per aggiungere altri Abile Mago Nero o altri mostri luce, insomma quello che vi pare. Però contando che sono 5 mostri oscurità e 4 luce, una è Signora Guerriera DD che di solito al cimitero non ci va, è vero. Però appunto non sono pochissimi e alla fine di mostro Caos c'è solo lui, quindi penso che possa andare bene anche così. Riguardo alle magie, abbiamo un doppio nobiluomo dello scambio perché è un mazzo aggressivo che quindi vuole distruggere il più possibile i mostri coperti dell'avversario e quindi nobiluomo c'è per forza. E col nobiluomo possiamo a volte anche andare in combo con il libro e la luna, che però ne giochiamo solo uno perché è sempre comunque una carta utile, ma va bene giocarne una. Anzi, inizialmente al posto di questo giocavo rinforzi dell'esercito in monocopia perché comunque qualche guerriero ce l'abbiamo. Dopo ho visto che sì, ci stava, ma alla fine preferivo avere qualcosina in più di difensivo e a volte offensivo come Libro della Luna e quindi alla fine l'ho messo. Comunque in monocopia va bene perché tanto non giochiamo mostri con effetto scoperta, quindi già per quello lo useremo poco, lo useremo appunto solo per coprire i mostri dell'avversario praticamente. O al limite per proteggere i nostri da eventuale strapossesso, Sakurezu e così via. E ora è tempo di annoiarsi, ovvero sepoltura prematura e strapossesso, come in quasi tutti i mazzi, tifone e tempesta, come in quasi tutti i mazzi, due di meno, anfora dell'avidità e carità graziosa, come pressoché tutti i mazzi. Il reparto divertente invece è ovviamente quello delle trappole, perché abbiamo tutte le nostre brave controtrappole qui che ci aspettano. La prima, Intrapair Risucchio Magico. Quando l'avversario attiva una carta magia, voi scoprite il risucchio magico e a quel punto l'avversario deve scegliere o se scartare un'altra carta magia dalla sua mano e così annullare il risucchio magico e poter continuare l'effetto della magia che ha attivato per prima, oppure se non può o non vuole farlo, la magia che ha attivato viene annullata. Quindi il risucchio magico non è male male che vada, far scartare una magia all'avversario, quindi ridurre
il numero di magie che hai in mano, e tanto essendo le carte più forti del formato, generalmente è una cosa buona. Ovviamente, quando potete scegliere tra Risucchio Magico e quella che arriva adesso, se la magia che ha attivato l'avversario è pericolosa, quindi volete essere sicuri di annullargliela, non attivate Risucchio Magico, ma attivate quest'altra, ovvero Disturbo Magico, che è appunto la controtrappola che, scartando una carta dalla mano, annullate una carta magia dell'avversario. E a questa mi riferivo quando parlavo di carte che come costo vogliono lo scartaggio di una carta. Quindi se con questa c'è Serpente Sinistro, annullate a gratis le magie dell'avversario. Non è male per niente come cosa. Poi, dato che oltre alle magie anche le trappole dell'avversario non ci piacciono, giochiamo anche i 7 attrezzi del bandito, con il quale al costo di solo 1000 life points, solo si fa per dire, annullate una trappola dell'avversario. Non è fondamentale come disturbo magico, però, dato che la strategia del mazzo è annullare più roba possibile dell'avversario, questa va bene. A completare il tutto abbiamo due Giudizio Solenne, ovvero la controtrappola proprio suprema, quella che pagate metà life points annullate qualsiasi roba, o una magia, una trappola o l'evocazione di un mostro. Da usare più che altro per l'evocazione dei mostri, perché per annullare magie e trappole avete già abbastanza roba, quindi la usate per annullare principalmente l'evocazione dei mostri caos o comunque di roba che vi minaccerebbe molto se entrasse in campo. In particolare, ovviamente, va usata se l'avversario evoca Jinzo o attiva Decretore Ale, ma quello è chiaro, no? Infine, prima delle trappole solite staple, c'è un buco trappola senza fine per evitare soprattutto che Breaker entri e si spacchi una delle nostre bellissime controtrappole così a gratis. E eventualmente è sempre buono anche da usare contro i mostri caos per levarceli definitivamente dai maroni. E poi per finire, Forza Riflessa, Attributo Torrenziale con Anello della Distruzione e Richiamo del Posseduto. Solite trappole come sempre. Il mazzo, come potrete intuire, è molto aggressivo, quindi deve cercare di chiudere velocemente, annullando appunto le carte dell'avversario il più possibile, anche perché dopo le finiamo in mano anche noi e quindi dobbiamo stare attenti. Certe carte come Giudizio Solenne dobbiamo sapere bene quando attivarle, ma quello lo sa chiunque lo giochi in mazzi control o insomma mazzi che giocano il Solenne solitamente. E per il resto non è che ci sia molto altro da dire riguardo a sto mazzo. È molto semplice, deve cercare di vincere velocemente dicendo no il più possibile alle mosse dell'avversario. E tutto lì. Se ce la fa a chiudere velocemente con i vari Gorilla, Abile Mago Nero, Kiko, quello che vi pare, bene, altrimenti c'è il BLS che, come al solito, è condizione di vittoria già solo lui in ogni mazzo che lo gioca. Ovviamente siete dei giocatori provetti di GOT, quindi non c'è bisogno che vi dica che dopo il primo duello con un mazzo del genere bisogna che vi saidiate dentro o qualcosa per distruggere il Decretore Ale o Jinzo, perché ve lo sideranno sicuramente. Quindi doppio tranello dispersione di malignità, quello che preferite solitamente, e in generale prepararvi la side con poche trappole, perché appunto magari sostituite, togliete un risucchio magico, un set attrezzi del bandito, roba del genere, ci infilate qualcosa in più che può essere insomma roba che non è trappole, robe generiche come schiacciare o forza esiliato, oppure altre cose insomma che possono essere più utili contro vari tipi di mazzi soliti. I due replay che ho da farvi vedere sono uno contro un God Control ed era il secondo duello, infatti vedrete che gli avevo messo Sigillo Maledetto della Magia Proibita, che lo gioco comunque di side in sto mazzo per metterlo appunto al posto di Disturbo Magico o Risucchio Magico contro mazzi che giocano magie fortissime in 2-3 pair come God Control e Reasoning Gate. Il secondo replay invece è contro un mazzo molto speziato, ovvero un Clown Control, che non se l'è cavicchiata nemmeno male, è che gli ho detto un sacco di no e quindi alla fine ha dovuto soccombere. Se vi va lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate del mazzo. E in ultimo è il momento che io vi inviti a iscrivervi spontaneamente al canale, perché altrimenti vi mando a casa il nonno qui di Giudizio Solenne. Quindi qualsiasi cosa che vorrete fare durante la giornata, anche mangiare, bere, andare al cesso, vi spunterà fuori ogni volta sto vecchio che alzerà la mano e vi negherà di poterlo fare. Ogni volta dovrà pagare metà dei suoi life points, ma può farlo all'infinito perché non arriverà mai a zero, quindi vi dirà no tutte le volte che vorrà. Non potrete fare più assolutamente nulla, quindi vi conviene iscrivervi al canale. Per la lista di oggi è tutto, signori. Vi lascio il replay e vi do appuntamento ai prossimi video del canale. I saluti sono distinti.
We'll be right back.